Non mi rivolgo a... L'accertamento e la riscossione dei tributi sono fasi molto delicate, per le quali non è sufficiente la struttura di un ente pubblico, ma è necessaria la collaborazione di professionisti del settore. Il vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, Bruno Miele, apre così agli enti per trovare delle sinergie e degli accordi. Oggi che gli enti locali hanno la potestà di accertare e di riscuotere i tributi, anche in mancanza poi di trasferimenti statali, è un compito molto importante per gli enti locali che penso non siano attrezzati, sia il piccolo comune che il grande comune, per assolvere a questo compito. Quindi è necessaria la collaborazione con i professionisti del settore, cioè i commercialisti, per poter adempiere a questo nuovo compito degli enti locali. Indubbiamente accertare e riscuotere i tributi non sono due fasi molto complesse, molto articolate, e quindi non è sufficiente la normale struttura dell'ente pubblico che possa adempiere a tutti questi adempimenti. È necessaria la nostra collaborazione, anche perché noi siamo preparati, siamo ormai abituati a operare in questo settore, e quindi possiamo dare un contributo molto concreto agli enti locali per assolvere a questo loro compito, che diventerà nel futuro sempre molto più importante e impegnativo. Il consigliere nazionale dei commercialisti italiani, Giovanni Gerardo Parente, ribadisce che con il federalismo un ente, se vuole mantenere servizi efficienti e amministrare in modo corretto, deve dare la giusta importanza ai tributi locali. La nostra categoria fornisce un indispensabile contributo come consulenti e revisori. Oggi è cambiato tutto. Con il federalismo l'ente, se vuole veramente mantenere dei servizi efficienti e quindi vuole amministrare in modo corretto, deve dare la giusta importanza ai tributi locali, li deve amministrare in modo corretto, ed in questo sicuramente la nostra categoria è pronta a dare tutto il supporto, e come consulente e come revisore, perché non dimentichiamo che noi negli enti locali svolgiamo anche la funzione di revisori, e quindi noi siamo pronti a tutte le sfide per affiancare la pubblica amministrazione.